sembra la strada giusta da seguire. Ma secondo me, tre protagonisti di questa narrazione è che con il testo di Attilio, con il maturo, il suo patrimonio, il segno di quella che è stata da qualche mese, è stato qui a Palermo, ma magari il direttore artistico per alcuni dettagli del destra. Cosa sarà la cosa? A sinistra, a destra, ho tre straordinari protagonisti della vita artistica. Quando ne avremo uno più grande e più bello, dedicheremo ovviamente a dire sull'altro spazio, ma questa volta formale, nel senso che firmerò una lettera nella quale. Grazie. Oggi siamo. Con amore. C'è il capitolato dove è previsto evidentemente un. Firma ora. Inizia quell'occasione ai cantieri e ringrazio ovviamente Letizia per una serie di la nostra città attraverso la cultura. Però in questo archivio parte foto nuova che nessuno ha mai visto conosciuto. Da questa mostra l'ho pensata più che altro come. Solo nella fase, vedete quanti artisti siamo? Dovete moltiplicarlo per 10. Con l'Accademia di Belle Arti stiamo lavorando sui vestiti di Norma. Qua davanti abbiamo un altro spettacolo. Per la prima volta in Italia portiamo i cantanti contadini dalle Russo con le nostre distradischi, anche questi in collaborazione. Proprio dall'idea vogliamo rimetterci insieme e questo lo dovete moltiplicare per 10. Attraverso la cultura 360 gradi. E questo con Francesco ce ne avevamo detto. Ovviamente siamo stati costretti tutti per le ferite che ci sono state, che sanguinano ancora. Sono ferite che non si possono rimarginare, però siamo andati avanti, se fossimo a Palermo di 30, di 30 avanti rispetto all'Italia, perché permette di esercitare se stessa la Sicilia e il mondo che è incontrare un'altra Palermo, che viene da quella. Palermo, l'ambito di distanza, quindi la sento un po' ancora più forte. La sensazione dell'assenza, l'altro è il vuoto. Io non c'ero probabilmente, questa vicenda del quadro mi era lontana e quindi ho pensato a Berlino per alcuni anni, e lontano, si può fare sull'idea, di presa in tanti. Poi mi sono detta notizia di un mondo feroce che succedeva qui, molto lontano da dove io vivevo. Giorno di festa, cioè il compleanno 80 anni, ora 81, poi 90 anni, mi hanno comunque, dopo questa moglie, io non farò più la fotografa, io ho finito. Un viaggio meraviglioso, è stata un'opportunità per conoscersi anche con Oscar, Bella, dove facemmo un piccolo museo con gli attrezzi agricoli della Favorita, ma più che una cosa c'è? Sono i giardinieri che lavorano alla Favorita, mi invitano. Beh, ti prego subito, Pregami, ti chiedo di fare l'assessore. Sarà un luogo dove i vostri amici, i vostri figli, voi stessi, veramente per stare bene, per il Caravaggio rubato con le fotografie di Letizia Battaglia. Che cosa racconta questa storia di questo quadro rubato in quella Palermo degli anni 70? Non racconta la storia del Caravaggio, le mie foto non raccontano questo, raccontano quello che c'era intorno, con scelte di immagini poetiche più che altro e non esprimono violenza, dolore sì. E comunque è un lavoro importante in quanto è un lavoro corale e questo in genere i fotografi o gli artisti sono soli e invece questa volta ognuno ha messo qualcosa ed è molto bello. Infatti io le mie foto sono state manipolate proprio, poi vedrai dal video, che mi è piaciuto tanto ed è un altro che si è impossessato delle mie foto e la musica si è impossessata di tutti noi, allora è una bella cosa. 80 anni di vita, 81, tanti anni di storia in questa città, tanti anni di fotografia, che cosa
significa per te ancora il rapporto con questa città? Qual è adesso per te? È un po' disperato. Io non trovo che Palermo sia andata avanti, così come è stato detto, più delle altre città. No, qualcosa c'è che ancora ci fa rimanere indietro. Però se io riesco personalmente a non essere più solo artefice del mio prestigio, della mia arte, della mia... E io riesco a lavorare per questo centro assieme a tantissimi ragazzi, giovani, vecchi, ma ragazzi nello spirito. Io penso che questo sarà un altro piccolo passo avanti, così come sono piccoli passi avanti tentare di mettere il tram o fare una pulizia e poi diventa subito non più pulizia, insomma è difficile Palermo, e però è così amabile, così da amare, è così travolgente. Quando vado in un centro storico mi viene da piangere pure a pensarci. Ciao, un bacino. Ciao, caro.